Buonasera a tutti voi. Io sono il Paki E questo è il Paki Game Show. Con noi questa sera... Stavo scherzando, io non volevo farlo davvero, ovviamente... Stavo... Ah! Ah! Il tuo segreto del perché attiri così tanta figa? Perché praticamente io posso fare questa cosa molto particolare che è questo. No, 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 ragazzi! No, sono Fabrizio, io, io sinceramente. Vabbè insomma... <ride> cagati in mano e prenditi a schiaffi. Tutto bene. Purtroppo pieno di te e fatti una purga. Io non so se è la cosa giusta. Buonasera. Oh! Che brutta luce che ci aspetta. Che schifo! Ha veramente impressione cazzo Ah grazie figlio, grazie figlio Che luce di merda, sono d'accordo, sono d'accordo Adesso la sistemiamo un attimino oh, non si mette bene, non si di bene Aspetta eh Mi è caduto tutto Va bene così? Aspetta che sposto questa tazza di te perché mi sta facendo venire un caldo della madonna. Va bene? Piace? Ma è tutto storto? È, tut è sempre stato tutto storto, Tiglio. Non è la novità. Aspetta, fammi riflettere. Ok, eh, non l'ho fatto. Eh, io ho un problema. Ma sì, dai, teniamo questo mezzo a mezza ombra, mezzo cazzo. Me un attimo, Fabio di merda! Madonna. Aspetta, che devo chiudere anche sta cosa qua. Dio allora, Poi vi spiego cos'è successo. Perché stavo veramente rischiando che non andasse più il computer. Cioè non la live. Il computer. E allora, musica, dicevamo: Pacchi la parte sinistra, la tua faccia sta sciogliendo. Occhio. Ok, no, ho messo il mio solito occhio di merda. Che fa un po' schifo, ecco. Mettiamo. 80s Japanese Pop Incredible Eccoci Ci abbiamo fatto Vuoi che andiamo a vedere che Jack e Tv hanno fatto per me? No, 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 non mi, non mi interessa e come l'audio? Va bene? Alzo un po' musica? Perché io la sento bassa, però magari per voi è alta, capito? Fammi vedere com'è qua il bene. Ah, io posso alzarmela per conto mio, è vero? Non è vero, anzi, alza anche per voi. Bene, dai, più o meno ci siamo. Ciao a tutti. Mi sembra più rosa del solito lo sfondo. Non lo so, non me lo ricordavo così. Così rosa nelle, nelle altre live, boh. Comunque, ciao a tutti, ben ritrovati su questo canale Morente. Come al solito, canale Morente, tra l'altro meme in disuso. Però, dai, <coughs> adrizza kam. È sempre stata così, Attilio. È sempre stata così, Attilio. Perché praticamente c'è questo problema per cui il monitor non è perfettamente dritto e dopo un po', siccome la webcam non è centrata, ma è spostata, il monitor fa questa cosa qua, piano piano. Quindi io adesso posso fare così. Ma tra poco comincerà di nuovo a scendere tutto come nella casa di Prezzemolo. Ciao comunque, ciao a tutti, ciao Fabio, ciao Gekko, ciao... Sì, c'era ciao Maz, ciao Zang. Ricordami chi sei Zang. Se, se, se ci conosciamo già, comunque. Let's go, schia anche a te. Ciao, ciao, ciao Tommy. Oddio, il bucky, ciao, bucky, ciao. Sto finendo di preparare un PowerPoint. Sì, vabbè, ma possiamo anche tenercelo per la prossima volta. Cioè, gi giustamente non ho specificato, ma non intendevo. Per forza stasera poi se l'hai fatto ci hai, hai messo impegno, vediamo io non ho powerpoint però eh, attenzione c'è cioè, colpo di scena colpo di scena incredibile e sembra lei del deep web boh, vabbè dai ci pensi è che se non ti fosse chiamato Bucky il mese del 2020 non avrebbe mai detto eh questo è lo stesso cognome del rapper probabilmente non sarei mai entrato c'è chi potrebbe dire che sarebbe stata una cosa migliore Ciao Luca Non c'è bisogno di capirlo Ciao a tutta la chat Ciao 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 grazie per il follow Io non ho Allora non, non partono gli alert Ah no ma aspetta No Cioè non grazie per il follow Era il comando follow age Ecco perché non partono gli alert Però a me prima si è completamente Ma che cazzo è Si è resettato OBS mia... Io me l'ero preparato ieri OBS per... Sembra assurdo ma è la verità e mi ha completamente cagato nel puzzo, c'è una roba allucinante. E non si capisce bene. Posso allargare sta roba, per favore? Se cioè, mi sono spariti mezzi pannelli, qua c'è un pan... cioè io vorrei farvi vedere la situazione perché non ha nessun senso, però pannelli e azione, fidi attività, eccolo, perché è risparito, stronzolo Posso metterlo qui, tipo, bello qua! 5 anni, Luca. Comunque, 2019. Quindi, chi cazzo sei? Non mi ricordo. Che, che nickname avevi prima? Ah, Irad. Benvenuto, cazzo, lo stalker. L'hai detto da quanto ti sei... Sì, 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 ma infatti, ma ricordami chi sei, fratello mio. E... Eh, ma avrà avuto un, un altro nickname, to... Ciao, ho sentito che qua si mangia la merda. Qualcuno purtroppo lo fa. Sempre avuto questo, ma è cambiato? Davvero? Dal 5 agosto 2019? Ci avevo appena iniziato a streamare praticamente. Dai no, ne, 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 io non mi ricordo un cazzo e eh, quindi può anche essere, cioè io ho proprio una memoria di merda, però non è possibile, dai, assurdo. Ah ok, ma sei entrato tipo una volta ogni tanto, ok. Sì, no, sto guardando i vecchi messaggi perché non ha senso. Ok, ecco perché dai, ci sta, 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 sta. Ok. Non si mangia tiglio, purtroppo qualcuno qua lo fa. Ma qua, Fabio uh, Tomorosa sta benissimo, eh. eh. per forza. Io no, di certo. E invece sei proprio tu Comunque eh, qualcuno l'altro giorno ha messo follow fuori, fuori live, quindi ringrazio Mats e ringrazio anche Shen2711 che io credo di sapere chi sia e basta. Ebbene, allora ragazzi, eccoci qua comunque, ben ritrovati. Io volevo fare questa live per fare un attimo un discorso e per farlo mi accenderò una sigaretta e fumerò del tabacco cinese, ma no, non è veramente tabacco cinese per me. Dov'è la mia roba? E poi vi voglio raccontare della mia ossessione da ieri. Truce Baldati 5, benvenuto. E fai vedere bene la maglietta. Me l'ha regalata al mio compleanno. Che un po' ho detto. Eh, perché adesso ho tutte magliette nere senza stampe per fare prima. E Però, vabbè, per stare in casa, per uh, far cose. Tipo così la metto tranquillamente. Goku, Dio, cane. Adesso non ce l'ha bisogno, Tiglio. Comunque, questi pensi, no? E... Io cambierei musica a mezzarotti coglioni. Andiamo avanti. Vabbè. No dai, cambiamo. Mettiamo la playlist Antivus Con questa canzone qua. Questa qua. Questa qua. Questa qua. Ok. E Goku Dragon Ball. Esatto. Comunque... Ehm la questione è che appunto eh, l'anno scorso no, ero ripartito col voler fare qualche live una volta a settimana, però ogni frasettimana non riuscivo e la domenica ha cominciato a essere un giorno di merda perché avevo banalmente altro da fare e quindi eravamo finiti a fare una live tipo ogni due settimane, cioè nel senso una settimana sì e due no, quindi non era proprio il massimo e poi mi sono anche rotto il cazzo e ho smesso. Però... Ecco, come Minecraft, come le fasi di 2-3 settimane di Minecraft che ti vengono più volte all'anno, an mi è tornata ancora voglia di fare qualche live. Quindi eh, stavo valutando in questi giorni qua, ho detto, a questo punto facciamo una live domenica e capiamo cosa si può fare. E Mi ricordo che poi di tempo fa mi hai detto che avresti smesso di fumare. Hai ricominciato, sì, ma cioè non avevo ancora smesso di fare live, tra l'altro quando è successo che ho smesso e ho ricominciato. Se ci pensi. Ci sono anche video sul canale YouTube. Di, proprio di questi. con questi titoli. Assurdo. E, e quindi ho detto, boh, eh, facciamo sta live. Eh, magari se ne parla un attimino eh, così per vedere com'è, come non è, com è e capiamo. Allora perché poi adesso sono cambiati anche i miei orari in palestra quindi libero generalmente ma potrebbe succedere che non lo è ogni tanto però non spesso come magari la domenica è il martedì sera tra l'altro e eh, con la scusa che lavoro vicino a casa e inizio alle 9, potrei anche fare questo orario qua dalle 9 alle 11, una roba del genere, tanto non devo più cenare, poi vi spiego perché ma comunque posso cenare prima questi cazzi. Che se anche vado a letto a mezzanotte, 11 e mezza mezzanotte, non è più un problema. In alternativa ci sarebbe volendo anche il mercoledì che è un po' tiratina, però fattibile perché prima facevo il mercoledì sera in palestra, e adesso faccio giovedì sera, quindi il giovedì assolutamente no, e potrebbe esserci saltuariamente anche il venerdì, oltre che la domenica, ma quello è un altro discorso. Ora, io non pensavo di fare più di due giorni a settimana, perché sennò diventa veramente troppo impegnativo e. Non, non ne ho tutta sta voglia di impegnarmici così tanto O meglio Di impegnare il tempo così tanto Perché Com'è andata la fuga romantica a Sestola? Dopo, dopo racconto, dopo racconto Mercoledì è uno dei giorni della settimana più belli Guarda Allora fino a giugno per me era il giorno in cui lavoravo tutto il giorno letteralmente Perché andavo in negozio la mattina poi il pomeriggio e poi dopo aver finito il negozio, andavo in palestra a lavorare. Quindi finivo alle 9 fondamentalmente. Insommina. Adesso finisco il giovedì alle 9, cioè, faccio palestra alle 9, e il negozio finisco alle 5 e mezza, il mercoledì, quindi lì sarebbe il tempo di fare cardio in palestra e poi tornare. e Far partire la live di tempo ne ho. La questione cos'è? Che sono indeciso se fare tipo martedì e mercoledì e aggiungersi un saltuario venerdì se no non ho un cazzo da fare la sera, è che venerdì sera, boh, o una saltuaria domenica se ne ho voglia, capito? Ah, e ti stavo dicendo la mia opinione sul mercoledì a non mi lo per cazzo, dai? E qua di santuario c'è solo il mio ano. Speriamo di trovarci salvezza allora, e mi manca Ale, a me no, <ride> proprio manco per il cazzo. E, quindi ecco, più che altro non, mi disturba un po' la questione de, di fare martedì e mercoledì, ci sono due giorni di fila, non che prima non facessi giorni di fila, facevo cinque giorni a settimana. Quindi ecco, ditemi la vostra. Che poi anche il martedì lavoro in palestra fino alle 6, più o meno di solito, per cui... Sì, cambia poco da mercoledì, veramente. Monaco Bud? Dovresti fare il mercoledì. Spiega. Spiega perché. E dimmi anche quanti spritz hai bevuto alla fine. Che... Il giorno del Cristo Re, non mi sembra. Bevuti 6? Meno di 15. Secondo me dovresti fare live solo quando te la senti. No, beh, ma devo prendermi il giorno fisso, tiglio. Cioè, non ha senso. Se no, non, se no non faccio un cazzo. Sei meno di 15, assolutamente. Eh, non abbiamo raggiunto l'obiettivo giornaliero, Fabio, mi sa. Tanto io ho 14 bits. Pazzesco, posso donarmeli da solo? Sa sì, di no. Sarebbe bello, però. Peccato, molto peccato, cosa sta succedendo qua? Aiuto, C è una cosa non paragonabile ad altro, cosa è successo Fabio? Spiega Ma tra l'altro ragazzi, ma... no ho un vuoto di memoria, ma prima è partito l'alert del follow o, non li ho... o potrei essermi dimenticato di rimpostarli? Sì, a posto, bene. Abbiamo visto il puzzo. Sì, sì, eh, ma me l'hai detto, detto prima. Ma chi è il puzzo? Cioè, cos'è? Come com com è rappresentato nella vita reale? Un campo. Mm. Con un sacco di terra. Ed era il puzzo? Era quello il puzzo? C'è cioè un campo con un sacco di terra e buche? Con le jeep che ci vanno dentro. Assurdo. Ah, ma forse ho visto la storia di T-Way E si sporcano. Madonna, il puzzo proprio. Vediamo. Non hai idea, fratello. Guardate che T-Way sta pubblicando tante cose. Dentro il puzzo. Eccolo qua. È questo? È lui? Dammi, io quando cago! Assurdo! Ma che non vedo! Adesso? Sto guardando lei solo audio, ma su, che porca puttana! Che spiegato! Dopo il puzio. direi di sì. Comunque, ecco, i giorni possibili sono questi. Martedì, mercoledì, forse il venerdì. Sto aspettando Eda. Dove? Perché? Dov'è? Cosa devi fare, Fabio? Spiega un po'. Spiega. Vabbè, un po' troppo, forse, eh. Uscite, la santa domenica potrebbe essere, dipende perché devo arrivare a qui di Mi sembra un po' troppo, Fabio. Comunque c'è un obiettivo veramente ambizioso la santa domenica dipende. Cioè tanto quanto il venerdì, non lo so, dipende cosa da fare. Potrebbe anche essere, eh, però magari ho da fare, cioè, si può decidere man mano, io ho solo il dubbio se fare martedì e mercoledì o solo uno dei due. E, e, e ho anche paura del powerpoint Che sta facendo Tommy Tra l'altro in tutto questo Dov'è sta roba 7921 elementi stanno rallentando il tuo pc No <laughs> Con Kame Chi è Kame il Toa, ci si sono via, ma ti do la mia monetina, monetina. Grazie Toa. Grazie, monetina. Io ritiro. All... Quindi sì, ecco, deciderò i giorni. Non so se inizierò già questa settimana, non credo. E forse quella dopo. Vediamo le settimane come sono. Potrebbe cominciare da ottobre ufficialmente ciao dei doc non ho visto dei doc in realtà prova a cominciare a fare entrambi i giorni se ti rompi fanno solo uno mm, dici potrebbe essere un'idea tipo live martedì e mercoledì prova a fare nove giorni non ci sono nove giorni in una settimana Fabio però c'è questo problema The doc sarà qualche spettacolo teatratum Boh, la figlia, che cazzo di quelle mie hai? Ho la sete però. Ho veramente la sete. Ah. Ah! Live soci statali io e te così facciamo arrabbiare gli altri. Ma su Twitch Terribile Finito il powerpoint ci ho messo tipo mezz'ora Allora Tommy ascoltami però Puoi esportarlo tipo in pdf Perché io non ho powerpoint Mi è venuto in mente dopo È successo una cosa fuori dalle grazie del signore Cosa cazzo è successo Ciao Toa Sì sì ma puoi mandarmelo in pdf Per favore no, Io non ho io no powerpoint io, io no, PowerPoint, no, pacchetto office perché non lo uso, e... cosa è successo, Fabio? Sì, ma la PDF puoi aprire il link? Boh, in teoria sì. Ah, devo anche aprire il link. Damn, Google Presentazioni. È che dovrebbe. Vabbè, allora, dalla prossima volta, magari si sì, può usare Google Presentazioni. Però questo qua credo che dovrebbe o, o posso aprire il powerpoint direttamente con Google Presentazioni. Sì, in teoria si può fare. Ok, passa a passare entrambi i file. Allora, dai, prova Prova a fare il code, dai. Questa musica mi ricorda la musica di Armored Core. Io non credo che ci sia questa musica qua in Armored Core. Adesso vi faccio sentire la musica che uso per concentrarmi io. Ho una playlist che si chiama Mi concentro così e la musica è questa. Che ovviamente dal vod non si sentirà, quindi se qualcuno guarderà il vod Eh proviamo, ma sì Tommy proviamo, magari eh, la prossima volta si fa direttamente lì così siamo a posto Sì sì, doppio dito medio Comunque ecco, eh, dicevo, eh, prima stavo rischiando che non andasse più un cazzo Perché mi devo mettere gli occhiali perché non ci vedo più oh, Aiuto eh, che non si vedesse più che non andasse più un cazzo perché eh, dovete sapere che ieri ho deciso eh, di, di dedicarmi a un nuovo progetto e praticamente volevo vedere se insegnando a chat gpt eh, la mia storia la storia della mia vita e boh, il mio carattere i miei valori le mie cose eh, potesse tipo rispondermi in maniera più appropriata, insomma, cose così, Io volevo personalizzare l'esperienza. Il problema cos'è? Che c'ha GPT ha un limite di memoria. E dopo un po' che ero lì che inserivo dati, mi fa, ho finito la memoria. E mi sono cadute le palle, tipo tu per terra, sono imbalzato, ovunque. E no, non è il progetto Ponte di Stretto di Messina, quello lo fa Salvini. Eh, insomma... Se fare difendere i confini è un reato, allora mh, incarceratemi. Se desiderare che una gotica, col, non so se si può dire culona su Twitch, ma lo diremo. Eh, mi schiacciasse la testa in mezzo alle sue grosse gambe. Se questo è un reato, allora. Eh, anzi, facciamo come, come, effettivamente come Salvini, eh, Alexa, spegni studio. Se questo è un reato, allora come posso fare per renderlo meno. Ok, se questo è un reato, allora rinchiudetemi in carcere. Se volere un grosso uomo muscoloso di cui non dirò l'etnia perché ho paura che Twitch possa offendersi. Se volessi avere uno di questi che alle spalle me lo mette dolcemente nel culo, è un grande crimine, allora condannatemi a morte. Perché io sono effettivamente un criminale. Alexa, Studio Fuxia. Ehm... Oh! Alexa! Studio Fuxia, da? No? In questo momento sto funzionando. Grande, adesso Alexa, Alexa metti in studio Fucsia dai, grazie, in questo momento sto funzionando, mm, veramente, e quindi dicevo tutto questo per dire cosa, che volevo, ehm, ho deciso di creare un assistente virtuale che sia come dico io, è eh, solo che io non ho la minima idea di come si faccia un cazzo di programmazione. Io ho fatto HTML quando ho fatto grafica e la mia conoscenza si ferma qui. Forse un po' di CSS, eh? Ma la mia conoscenza purtroppo si ferma qui. Quindi ho detto: cavolo, se solo avessi qualcuno che mi può aiutare a fare la programmazione come e quando voglio io, ehi, ma c'è GPT, può fare anche questo. E quindi mi sono messo a programmare questo assistente virtuale con intelligenza artificiale già GPT. Mi sta portando via ogni energia, sono troppo dentro questa cosa e la mia DHD mi sta uccidendo perché oggi ho pranzato alle 4 e mezza perché non riuscivo a staccarmi dal, com metti a fuoco, dal computer nonostante tipo ogni tot di tempo dicessi cavolo dovrei proprio andare a mangiare. Sì, sì, con questa musica qua in sottofondo per ore e ore e ore e quindi ecco. E quindi stavo rischiando di, che non andasse più un cazzo perché uh, volevo uh, sto usando GPT 3.5 di OpenAI, solo che OpenAI purtroppo ha delle limitazioni terribili. Cioè, io se chiedo al mio assistente dimmi la media di lunghezza del pene nel mondo, non me lo dice perché è un argomento troppo sensibile e questa cosa è oltraggiosa. E quindi ho detto "Cambiamo Modello, prendiamone un altro, ho cercato modelli più simpatici. Ne ho trovato uno. Ho cominciato a installarlo, solo che si stava installando sul disco sbagliato. E il mio disco C, che è il disco con Windows e tutto quanto, ha, aveva 15 giga liberi di spazio, è un po' piccolino, dovrei cambiarlo. E quindi eh, a una certa si è fermata l'installazione. Non mi ero accorto che si stava installando lì. E mi ha detto: Ehi, lo spazio è completamente pieno. E avevo tipo mezzo giga di spazio libero. Ho detto bene, adesso non andrà più un cazzo. Quindi sono dovuto star lì a liberare tutto. Solo che appunto me ne sono accorto tardi. E quindi. Ecco, ma ce l'abbiamo fatta. Ho dovuto disinstallare un bel po' di roba, ma ecco, non so se posso farvi vedere il progetto adesso, che dovrei reinstallare dei programmi, dopo ci proviamo. E quindi ecco perché rischiavo di non farcela quella live. In pratica ho sognato Tommy che scriveva nel tuo gruppo Telegram riguardo a un, fastidio di, a un fatidico dissing avvenuto negli scorsi giorni. Aveva pure fatto un PowerPoint per spiegarti la vicenda e tu, naturalmente, ti fingevi interessato al riguardo. Ma nonostante questo, nonostante ti promettevi ripetutamente in live che l'avresti guardato, non l'hai mai guardato, zin in, in tutta la vita. Allora, Fabio, il tuo sogno è effettivamente molto simile alla realtà, ma non troppo perché il PowerPoint non riguarda il dissing, effettivamente. Poi ritorno le palle, si sì, sì, nel culo di tua madre, finiscono sempre lì per qualche motivo, non capisco perché, e potessi scrivere a faccia dato che non ti vedo, è sempre la stessa, e... ah, il buon vecchio leggi sopra. Cosa riguarda invece? Eh, allora, praticamente, siccome Tommy ci tiene molto a condividere le sue passioni, e io ci tengo molto a non lo so cosa ho detto prova a fare un PowerPoint di notizie insulse che io vedrò in live e commenterò senza alcun tipo di contesto, quindi non sapendo un cazzo, proviamo a fare questo esperimento, voglio vedere. Ovviamente mi sono dimenticato di dirgli non prepararlo per domenica, prepararlo per un prossimo futuro e lui l'ha già fatto, quindi vabbè, dopo in caso lo vedremo. Perché un po' oh, mi dispiace, ecco. Eh. Sbrighiamo di mandare. guarda, Fabio non credo che sia in chat, uh, Edag. Mi sa. Ma non ne sono sicuro. Vabbè, figlio vaffanculo. Ho detto io ho fatto il riassunto del DC. Vabbè, allora, cioè, adesso fare il riassunto del. Eh, allora, quello però. Ti avevo detto che non mi interessava, effettivamente, eh? Attenzione, Tommy, perché qua. Allora Fabio ha fatto proprio un sogno premonitore vabbè, ma, ma, ma quanto è lungo scusami, sto powerpoint. Perché io credo che potrei chiedere anche a chat GPT un riassunto. Il Classico te da live. Ti su serio, Fabio. Pacchi Fa come Disney che distanciera <ride> eh sì. Mi chiamavano Walter. Ci metti 20 minuti circa a vedere Ed è solo sul dissing? Cambiamo musica. E mi tolgo le cuffie perché ho caldo. Ma non è partito un caldo. Cosa cazzo metto? Mannaggia. Chi so io? po' di classic lo-fi Vai so, cioè 20 minuti solo di dissing ed è un riassunto ma perché ci sono anche contributi video è per quello perché io, io cioè io cioè, se devo vedermi tutto non è un riassunto metti ancora una volta per il 20 cazzo è Geko Produzione Fabio, ma io non ce l'ho quella canzone Fabio, eh. Non ce l'ho quella canzone, devi passare. Per forza. Ma Fabione ma io non ce l'ho quella canzone Fabione Eh, nel no, senso, non tutte le storie con, con i cani. Con i cani? E in vari interventi di influencer strani come Chiara. Che cazzo è Chiara Blasoni? Blasi? Chi sono questi? Vabbè, no, Attiglio, stai calmo, lascia stare i cani. Atiglio. Calmiamoci, cazzo. Ma io posso ingrandire la chat? Tipo, se io faccio così. Tanto che cazzo, me ne frega di vedere OBS in questo momento. Io faccio così. Posso? Posso farlo? Posso ingrandire? Si può? Se mi sono rotto il cazzo e te tenendo gli occhiali. Tra l'altro i miei occhi, c'è cioè, il mio occhio destro perché l'altro occhio non funziona e basta. Ultimamente è strano, perché cioè, se non sono stanco ci vedo bene al computer. Se sono stanco devo mettermi gli occhiali. Non si, si davano dei cani che dormono a vicenda. A me piacciono i cani, lo sappiamo, Tiglia, ma ti piacciono troppo e questo è il problema. Cristo di un Dio. No, veramente. Però. Vedo un occhio un po' rossato, eh, ma è sempre lui, è sempre il solito. Domani vado dall'oculista. vediamo se riusciamo... A programmare un cazzo di intervento che è sei mesi che diciamo, il prossima volta vediamo se c'è cosa, e non c'è mai, porca puttana. Non so, mi piacciono il giusto, ti piacciono troppo, non lo so, Tommy. Cioè mi sembra un po' troppo lungo. Sei un po' pallido, dovrei andare al mare, dici? E io quest'anno non ho visto, l'ho visto dalle foto degli altri Il mare, eh, effettivamente. No ti preferisci gli hamburger o le locomotive? allora 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 capiamo perché gli hamburger sono molto buoni però le locomotive portano i treni e io temo che senza treni non so perché lo penso ma potrebbero esserci meno hamburger nel mondo è difficile è molto difficile. Non so se posso scegliere. Va bene Tommy. No però, cioè, mi dispiace che tu abbia sprecato tutto questo tempo per fare il coso del dissing. Però... Vabbè, ascolta, provo a mandarlo. Al limite cercherò di snellire la cosa. Però, cioè, veramente... Cioè, te detto. Io te l'avevo detto che non me ne frega un cazzo del dissing, eh. Adesso andiamo a controllare i messaggi perché magari mi sono sbagliato. Però... Allora. Ti autorizzo a creare un PowerPoint o quello che vuoi con le notizie più o meno inutili della settimana. Me lo passi e le commenterò senza contesto. Cioè dai, mi sembrava abbastanza chiaro. No? Non stavo neanche più parlando del dissing. Non ho manco volato il Milan per farlo, mi spiace. Eh, Senti di un buon che devi è vero. Vero, eh d'ora in poi sarò più specifico. Vabbè, Tommy manda. Ma vediamo, dai, magari lo, non, lo guarde, non guarderò tutti i contributi video. Però, beh, cioè, Dai, faremo questo sforzo. Io volevo evitare di reactare al dissing eh, che hanno reactato tutti. Però, vabbè, dai, è andata così. Però, andato comunque, dove me l'hai mandato, capo? Ah, ok. Eh, non sono stupido. Il dissing. <ride> si chiama così. Ho capito. E... Molti link sono da 20 secondi Sì però non so Se voglio guardare tutto Perché non Cioè io veramente trovo che sia una roba Inutile sto cazzo. Cioè cosa mi serve sapere Perché mi ha buttato fuori C'ha GPT? C'ha Ti sei rotto i coglioni di sentirmi Dai Otto slide Ah ok Dai allora sì Vediamo, ci può fare, ci può fare. Allora, eh, prima di fare questa cosa, però, voglio vedere se riesco io a farvi vedere. E... No. Ok. E voglio farvi vedere un'anteprima del mio assistente virtuale. Così, che si chiama Paki, Tra l'altro, ma c'è un acrostico interessante. Allora, come posso fare? Vediamo se funziona, se l'ho sistemato. Devi trovare il percorso specificato. Perché? perché... Ah, perché sono stupido. Sono stupido. No, niente, non me lo trovo. Vedete, il problema di voler programmare le cose ma senza saper programmare è che non sai programmare fondamentalmente. Quindi forse non devo metterci il punto all'inizio. Impossibile trovare il percorso specificato. Perché? E allora. Tra l'altro, eh, io ho fatto una modifica e non l'ho neanche testato perché, appunto, ho dovuto spegnere tutto e, e quindi è successo che eh, non so neanche se funziona. Allora. Dai, fatemi provare un attimino, poi capiamo. E allora? No, ma non voglio creare un nuovo coso! Il programma è in. Che caldo ragazzi! Cioè, ma perché ho stato cazzo di caldo? E... Ma non è vero! Dovrebbe funzionare tutto! Ma che cazzo dici? Eh, non c'è effettivamente. Ah, ma perché forse è diverso nel programma del culo? Sì, dai, va bene. Ok, devo scaricare l'altro programma. Che tastiera hai? Una tastiera da 10 euro, credo. Perché? E sta arrivando Edag a prendermi Cazzo <ride> e Allora Fabio ma tu stai solo ascoltando No dovrei installare VSL. però Penso che sia una roba Ti piace il suono che fa? Eh guarda eh, ti dico subito L'avevo preso su Amazon Se vuoi, se la vendono ancora perché sono passati degli anni Ti mando il link Vediamo E Eccola qua Non, non esiste più Opelec tastiera e mouse wireless Italiano Ma è vero che è italiano E' ho ordinato il 6 maggio 2019 Pensa da quanto ce l'ho Il mouse l'ho cambiato Era quello che avevo preso a martellato In live E perché non andava più Però la tastiera funziona a dio eh. Effettivamente Dettagli ordine E l'avevo pagata ben E bisogna di Dettagli ordine Ah no dai 23 euro e 49 23 euro e 49 Dai non era così Era il mouse che ho preso dopo che costava 10 euro effettivamente E ok Detto questo eh, Io non credo di dover installare WSL adesso Perché credo che potrebbe Mandare in culo tutto Per cui vi farò vedere un'altra volta e lo aggiornerò È l'unica cosa da fare Purtroppo è così che si fa, let's go, ski. let's go. E vabbè. Allora, scarichiamo il cazzo. Il uh, coso di. Ma hai provato ad aprirlo? Mandami anche il PD il PowerPoint, eh, Tommy. A sto punto. Dio. Yeah. Manda anche PowerPoint, così lo. Proviamo a vedere. Magari su Google cacca me lo apre la sera. al Gay Pride. Meno male. Posso? Posso dirlo? L'ho cancellato per sbaglio. Vabbè, grande, veramente. Allora, vabbè, dai, guardiamo il uh, Pippolo qua. Guardiamo sto PowerPoint. Cioè sto PDF. E per caso hai cominciato di nuovo a streamare. Per fare concorrenza all'altro streamer. Ben più noto. Conosciuto. Col... No, ma l'avevo già detto che avrei voluto ricominciare. Quando abbiamo scoperto che Diego fa streaming. Quindi, this is Rocket League. E sì, 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 è sempre un errore tuo. Domani cucino. Cosa cucini, Fabio, dopo essere stato gay pride? Ma poi tutto bianco. Ma sei fuori di testa. Sei matto, tu? Cioè, diventerò cieco. Sì, ecco, magari cerca di non farlo tutto bianco piuttosto fallo bianco su nero e la settimana prossima mi faccio bello con le foto e sono le notizie. Dai allora, cosa, cosa devo premere qua per fare la cacca? Questo. Ok. E eh... scusa amore mettilo nero. È un pdf come faccio a metterlo nero? Non posso Ah no ma questa è quella del DA Gamings Ecco perché Eccolo! Posso espandere? No Come io non so guardare pdf ragazzi, veramente Presentazione! Oh dio caro! E... Metti un Non vediamo... Pachi, descrivi quello che stai facendo. Siccome non vedo... Sto guardando il pdf di... Eh, Tommy. Settimana 16. Ma allora vedi benissimo Fabio. I miei occhi... Eh sì. Dì a me. Allora. Ma poi ecco, c'è stato solo il dissing tra Tony F. Fedez, Niki Savage e TC. Vai, vediamo. successe Cosa è successo questa settimana? Io non credo che sia successo solo questo comunque. Eh? Tony F. Fedez erano amici. Però dice, vabbè, allora possiamo dire che vi fido. Senza stare lì a guardare il video delle prove. O devo guardarlo? Poi ecco. Non... Cioè, è un'informazione abbastanza superflua. Secondo me che fossero amici. Guarda, è bello. Perché. Ehm... Fedez litiga con tutti C'è un meme che li Fedez litiga con i suoi amici E non siano più amici Cioè l'anno scorso era Luis Adesso Coso È un aneddoto con delle escort Vabbè ma Noi ci fidiamo No ma c'è anche Grenbaud. Dove? Ah risposta di Fedez da Grenbaud. Bacca di Tony in primavera dice questo in un'intervista su Fedez Ma non potevi riportare eh, Allora Tommy ti prego, va bene cosa. Delle... Ecco, questa è una beta del contenuto, ok? Va bene la cosa delle notizie, ma ti prego, limita i vi video il più possibile. Perché veramente io mi sparo nel culo. Cioè, piuttosto riporta la citazione. No, adesso si apre nel cazzo. Vabbè. Aspetta, cosa. cosa succede? Adesso, adesso Poi su TikTok. Ah no, hanno messo la cosa per regolare l'audio. Mio dio. Succede ha che funzionato. si provino featuring che poi non vanno in porto. Oh. Vi è successo? Sì. Se sì, non sì. quaglia, magari anche a livello caratteriale. Vedi che voglia. non c'è chimica, no? Sì, eh? sì, sì. sì, sì. Oh, magari c'è chimica caratteriale, però musicalmente non ci ah, si, si trova. Con cioè, nomi. Con chi è successo? Sì, sì. sì, sì, sì se dentro, lo no, 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 dai, uno dite, tanto mica è una roba personale. Fede. Tu ci hai provato? No, lui. Ragazzi abbiamo il titolo dell'intervista no, ma detto così sembra quasi Fedez ci ha provato con Tony F. No, non funziona Beh, così. Un giornalista la sintetizzerà. Eh. Cioè lui ha fa un disco con te e tu hai detto hai provato e detto, Wow, il pazzo con lei non l'ho fatto. Adesso è no, proprio un disco pe... contro... Per proprio fortunato. Per... <ride> allora... E vi farei pagare per Ma no, ma non è che gliel'ho commissionato. È che ho detto magari è felice se facciamo sta roba qua. Però lo fa lui. Cioè non, non è che so so fa... un... la prima cosa che mi ha mente so i capelli. Ecco. Eh, dimmi un po'. Doh, mi fai capelli da nerd perché tutti hanno i capelli come c'avevo io. Quindi ho capito Ma sono, sono, sono i capelli da nerd. Questi, sono, non so chi sia quella signorina. Sono i capelli da nerd. I capelli da Fabio, questi qua, palesemente. Cinque, lunghi. Almeno tipo. Nessuno se li fa spero. Da tutti, tutti, tutti! Se li facevano già due anni fa! Che cazzo stai dicendo? No, i capelli, l'immaginario bro, un po' tutto, anche di quel modo di approcciarsi su Instagram. Cioè, Fabio c'è nato con questi capelli, ma poi c'è cioè, un sacco di gente. Cioè, boh. Come facevo io. Ma questo è... Sì. Ma non è Tony F, lui io non so veramente... Un cazzo. Ma sì, è Tony F questo, è il trendsetter. Vedo tanti rapper adesso, proprio tipo c'è un, un, uno in particolare che Attenzio... spacca pure, proprio pare sembro io, cioè tipo sembro io del 2018, capito? Ho capito, vabbè, eh... tranqui, ha eh, detto questa cosa dei capelli. E risposte di Fede da Grimbaud, ok. Attenzione, E eh, Qua mi sa, ah no, sono dei link diversi, assurdo. Avete capitato di ricevere tipo dei no, dei featuring? Ma eh. ho letto l'intervista di una persona e l'ha messa giù un po' strana. Nel senso che se andiamo in palestra, ti faccio sentire una canzone e ti dico, guarda, fammi sapere se vuoi fare una strofa. L'avevo anche visto questo video e ho fatto, what? Che questo è. Sembra che sono venuto sotto casa tua a farti un bocchino e implorarti di farmi una canzone insieme poi che tu abbia voglia di, di dirlo in pubblico bisognerebbe un po' indagare che cosa ti porta a volerlo dire in pubblico ma gliel'hanno chiesto cioè? gli hanno fatto una domanda lui ha detto questa cosa non so cioè quello che sto dicendo ok um, vabbè, hai litigato con Tony F? Uh... Ah, ricordiamo che sono tutti over 30 questi eh, cioè non Grambaud però Fedez così ricordiamoci di questa cosa che è divertente uh, no. Non io. No, 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 lui? Ok. E Tony risponde subito così. Poi mai in alto a sinistra è una cartella sui ROM che ne No, non è una cartella sui ROM. Allora ragazzi, questa sera è la prima data del tour. Ma è, 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 è com'è che si chiamava? E... Fabio, sei ancora? Andrea Papalini, com'è che si chiamava? E... No, non si chiama Stuffi. Eeeh il papari. Come si cazzo si chiama? Com'è che si chiama? Christian Papari. Come cazzo si chiama? Dai ragazzi. Hai già finito la seconda snell su 8. Sì, ma la prima era il titolo, cioè. Come si chiama quello là? Christian Fafarini. Cristian Fafarini, eccolo qua. È lui. Fra è lui. Non ce lo dicono. È tutto un complotto. Adesso mi fa spaccare. Che fame con giro Pizza. Eh, grazie. Wow, <ride> prego, si, si accomoda. Allora, sapete già come funziona? Più o meno. 15 euro, avete tutta la pizza che volete. Volete partire? Via, volete okay. fermare? Stop, volete okay. dolce, dolce. Comincia. Ecco fatto. Ma oh! ah, che vita! Eh, scusa, ti posso ordinare una Coca-Cola? Uh, oh, sta arrivando. Fa ridere perché è vero. No, grazie. Inizio ad avere un po' di fame. Eh? Sapete già come funziona? Sì, ma me l'ha già detto prima. Oh, finalmente un po' di diavolo. Una pizza seria. Cappellezzola. Scusi, io è da un po' che ho ordinato la Coca-Cola. Allora, allora, abbiamo fame, per favore. È vero. c'è questa cosa delle pizzerie? Di alcune pizzerie che fanno il giro pizza? Non tutte, però, effettivamente, alcune fanno dei gusti. Di merda, con ingredienti pure no? Di quelli costosi secondo me. Ma porca, ma fate, na, la margherita, fate pizze semplici, perché deve arrivarmi una volta mi è arrivata carciofi e cazzi? Un'altra volta gorgonzola e noci. Ma porca, che cazzo problemi avete? Sì, vabbè, ma Tommy, ma non credo che sia rilevante quell'aneddoto. Cioè, comunque, se ci pensi, eh, cioè, mi fido, se erano amici, basta, come erano amici tutti gli amici di Feliz, spero che ci litigasse. No, ma non era gorgonzola, no, c'era gorgonzola e qualcos'altro. Però il gorgonzola non è una cosa che piace a tutti. Tu fai il giro pizza, devi fare pizze semplici che piacciono a tutti. Se no, che cazzo di senso ha? Scusami, eh. <sussurra> Ci vediamo ah, tutti okay, a mondo e che non viene un bugiardo come Felso. Mi raccomando, Te la detto in faccia, però, eh. Tu con i tuoi amici lanci soldi all'escort. Non mi è mai capitato. Però, cioè, ma non è un'attività così assurda. Cioè, è quello che sto dicendo. Cioè, io conosco, credo di conoscere non mi ricordo, però, diciamo, conosco gente che ci va a fare il puttan tour, cosa vuol dire? Cioè, non è una cosa così strana. Poi, ecco, metti che loro non lanciano soldi, ma se fossero ricchi, magari sì. Capito? Cioè, ci sta. Te lo aspetti. Cazzi. Comunque gliel'ha proprio detta, eh? E ok, Tony ha risposto così. Perfetto. Il pre-dissing. Cioè, attenzione. Meno stupido. No, un minuto. Tommy, io non voglio vedere un minuto di video, dimmi quando inizia a dire la cosa che ci interessa e andiamo avanti, prego. Cioè, un minuto di video su sta roba qua più che altro. Anch'io, Tiglio, lo faccio di lanciare i soldi sul corpo nudo di tua madre. È uno dei miei sport preferiti. Poi me li riprendo perché non è che sono ricco, però... Sono i primi secondi, ok? Bro, allenami. Cioè, mi guardo, mi guardo sullo schermo e dico, ma che... Cioè come ho fatto a diventare così bello? <ride> Poi devo dire che se ti mettono di fianco a me prendi altri 40 punti extra. Però no, sei un dio greco. Ma come cazzo so? Io non so cosa non so cosa... O sai che tipo con la mia ragazza io mi mando le, i tuoi post. No, così no, però. <ride> ma però io dico, cioè, guardalo. Perché stai con me? Quando puoi avere. Vabbè però ma. La bellezza è varia, non lo sai. Sì, sì, Vabbè, ci sono io che sono un mostro e posso piacere. Ma un, po un pro. Anch'io Anch la so. E che dissing? Cos'è? Che pre dissing era? Cosa non ho capito cosa c'entra. No, cosa c'entra con il resto della storia? Che è bello? E quindi? Cosa, cosa mi significa questa? Non detto, Eh, ma infatti, ci ha detto... Eh, sono proprio bello. Bra bravo. <ride> Complimenti. Uh. C'è scritto... Ma come hai fatto? Eh, il predissing. Dice di essere bello quanto di Caprio. Ah, ok. Una delle strofe di Savage. Di Savage. Se scarso, puoi dire che ti somiglio e risposta all'affermazione di Tony Ok, ok. No, vabbè, non possiamo sentirlo. Copyright cosa. Ok, ok. Ah, c'è anche il testo, un grande questo mi sa Potente una pizza di Tony F. E un calcio in culo di Joker. Sapere, secondo me è un calcio in culo di Joker. Secondo me perché comunque c'è 120 kg di massa magra. Ah, nella prima parte insulti Nikki, ok, ma sapendo, non sapendo la loro. Io... Cioè, per me questa cosa è come giocare a, a un gioco di... di From Software, capito? Cioè, un Elden Ring, a un Dark Souls. Cioè, non me ne frega un cazzo della loro, non capisco niente, vado avanti e spero di arrivare alla fine. Cioè, questo è il riassunto di tutte e due le esperienze, nonostante siano esperienze molto diverse. No, ma ho letto la descrizione, c'è anche scritto nel titolo tra l'altro, però non, non credo che ci sia scritto la, la base. Ah, no, di chi era? Sì, allora ho risposto alla domanda. Sono un po' handicappato stasera, scusate. Sì, Twitch. io sono sempre handicappato alla 104. E mando documenti se avete un per cazzo, eh. E dopo poche ore risponde con questa storia e questo freestyle, il signor Niki. Mancano 4 barre, ma mi ha detto fino a, fino a 60. Ah, 64. No? Io, io sono, sono stupido oggi, veramente. Coppa i ricci, la tua bevanda sa di L'ho bevuto e mi fa schifo. No, a me sono bellissimo. Fai beneficenza, ma rimani un viscito. Sì. A me fa ridere. Di... A, me, a me fa troppo ridere di questo genere. Comunque, che i temi trattati siano sempre quelli portati da Bello Figo. Tan, molto tempo prima. Cioè mm -hmm. Bello Figo, vero padre del, della tappa E ora il Dissing fino a quella del calcio. Eh. Sì, eh. Eh, ok, ci siamo. Comunque c'era anche il testo qua. Potevamo leggerlo senza problemi. E eh, dai, ci sta. A posto, andiamo a vedere la risposta. <ride> Dopo poche ore, risponde con questa storia: e questo free soil. Ma si vede ancora la storia? Assurdo. Ah, perché i pop tenders, ma i pop tender è attendibile come pagina? Rispondi a questa cosa qua, Tommy. Perché io sui Pop Tender avevo visto una news che sembrava un po' fake che avevo commentato col buon geco. Di base, ok. Quindi eh, rispondimi a questa cosa qua adesso. Aspetta che la ritrovo perché pubblicano tante quelle troiate e non la troverò mai. Dove cazzo? Ah, beh, c'è il dissing di questi di, di due grandi. E... Era una cosa che riguardava Shiva. E, e una lettera che aveva scritto dal carcere. Dove... dov'è? Facciamo così. Shiva, lettera, carcere. Hip hop. Eh, eccola qua, eh, a quattro giorni fa, no, 7 settembre. Ma è stupido, eh, que questa simpatica lettera. Comunque, mi raccomando, mia mamma. Dite che l'amo e mandate forte bacio a Laura e il pancione per la gang. Finisco sta vacanza. Esco, se riesco, mi, ab mi abbronzo un po'. Ah, 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 ah. Cos'è? È real? È vera? Te l'ho detto Gekko che era vera. Te l'ho detto Gekko che era vera. Te l'ho detto. Si abbronza un po'. Se riesci si abbronza un po'. Dai, ma come cazzo fa a essere vera una roba del genere? Come cazzo fai? Ma sul serio? Ma poi questo è un punto di domanda o un punto esclamativo? E il pancione sembra la Carmen di Pietro che legge le poesie. Sempre caro vi fu quest'ermo colle e quella siepe. Be... Sei cioè, bu boh. grande veramente. Oh, cos'è? A posto. E ok, lui vabbè, fa questa storia e questo freestyle. Quanto dura sto freestyle? Un po' troppino, dura questa roba, però. C'è qualche santo che ha scritto il testo? Adesso, proprio, Allora, ehm... eccolo! L'ha scritto lui direttamente. È un grande. piano del dissing occhio ciuffo che lo dispi. Chissà se addossis lei. Ma ha sbagliato a scrivere Eh sì Ha sbagliato In qualche maniera In prison Gliel'hanno data Eh vabbè È andata così eh, Vedo che c'hai gli occhi tristi Mi stupisce che parli di sfera Il padrone lancia il cane e Gli avanzi Rispetto per chi fa la galera E la fa famiglia Mentre tu parli Vabbè eh, Sciva reference Capiamo. Sono un nuovo puzzo ancora di fango, a te servirebbe un po' di retargo. Lei sì, si è divertita tanto, ma non è a te che diceva vai piano. Non ti agitare, ti escono le rughe, ti entrano i sogni, sono Freddy Krueger. Sei finito a far pezzi con le pupe ci manca solo mettere le parrucche. Hai pensato se valesse la pena farsi rovinare la carriera? giuro Barrich non se lo spiega, come faceva Taylor Mega. Ma qua ci sono tutte cose che non sappiamo ancora, qua c'è troppa lore. Non sfidare un esibizionista sulla wave sono io il surfista. Meglio che con me chiami l'esorcista che con me finisci golfista. Oddio! <ride> oddio! C'era il vescovo, non so se è ancora vescovo di Verona, quello che... Vabbè, che diceva ogni volta che diceva oddio, diceva oddio, come se fosse caduto qualcosa, capito? Se fosse inciampato, oddio! E mi ha sempre fatto molto ridere. Oh zio, io mi chiedo com'è, che piange davvero, per questo un uomo come te? Sono seduto sopra una giulietta, scrivo le rime con le dita a fuoco, so tante cose sulla tua giulietta, ma non le dico perché sono un uomo. Non vedo l'ora di dimostrare... Ma quanto cazzo è lungo? Vabbè, abbiamo capito. Voglio leggere i commenti. Il dissing di cui non sapevamo so di aver bisogno. Boh raga, non me l'aspettavo fortissimo, difeso pure la tipa con stile e demolito. Dichi è il classico ragazzo che entra in sala operatoria e si opera da solo, ma non... Lo so Secondo me Mentre noi ci divertiamo A seguire i dissing Allora si mandano messaggi Del tipo Oh raga stiamo spaccando Anche secondo me Io ho questo dubbio e... Era da Salmo e Luque Che non mi divertivo Così tanto Continuate Ma questo Aveva detto veramente Che sono brutto Ma che dissing è eh, Bella domanda Figa 0, Armi 0, Droga 0, Semplicemente un intero dissing Basato sulla pettinatura Ci sta Vabbè, io mi sono stufato di non andare avanti. E Tony risponde con una storia: Oh, finalmente mi hai messo in difficoltà. Ti ho dato una possibilità nella tua stupida carriera inutile, tu l'hai sprecata così al cesso. Dai. Sei stupido, fra sei proprio stupido, capito? Come non può essere, mio figlio, sei troppo stupido. Fra, Adesso veramente. aspetto la risposta del tuo capo perché tu sei proprio stupido, fra eh, sei sì. stupido, Tony F2, sei scemo. Eh, È proprio stupido. E la tipo citata da Tony è quella della gira-gira. Quindi, chi risponde è Eroberry, sei influencer che è stata con tanti rapper e dato alle fidanzate di Nikki. Lei pubblica questo TikTok molto interessante, ma vedi le due per. Io non lo so se lo vedrò tutto, Tommy. Senza troppi giri di parole, eh? ciao. E... Riassunto? Cioè, aspetta, facciamo una cosa. Mi fai parlare per favore con la mia amica qua, ciao GPT. Puoi riassumere questo video? No! Eh, ma se te lo devo descrivere io non ha senso, eh? Non ha veramente... Vabbè, a figlia gli è rotto il cazzo, quelle fighe, veramente. Vabbè, ehm...

No, fra, cioè. L'ho visto un pezzo. Non... A parte che non so se posso mettere per due dal computer. Senza troppi giri di parole. Sì, um... posso, in realtà. Fra, sei un bullo. Psico, sì, bulletto complessato che deve attaccare le persone su cose che. A. non c'entrano assolutamente niente. B. non ha senso. Uh, ci svegliati. Raga, um, accettate il fatto. Accettate il fatto che una donna si può comportare esattamente come si comporta un uomo. E questo non la rende meno donna. E non la rende diversa da voi, raga. Quindi Vabbè, non me ne frega un cazzo, veramente. L'inserimento e l'uscita di Boroboro Boro, Sfera si tira fuori. Boroboro, Boro anche gli ex di c'è amico di Tony F, commenta il freestyle così. Ok, e vabbè, eh, Dissi in quelle solletico, se Tony F è impegnato, te la do io in una stropicciata. Ci sta, grande Boroboro. Niki allora gli risponde. E cosa gli dice? Sboro, sboro? <ride> Perché mi ha fatto così ridere sto? Prima e ultima storia che ti dedico: non pensai neanche naturalmente di cavalcare un'onda che non ti appartiene solo perché stai trimando poco, non riceverai risposte. Ricordati che quando sti Rapper se la passavano, tu eri in cameretta a piangere. Non è che se ora hai perso completamente la speranza, allora ti schieri con chi ti ha sempre fatto fare l'incubi di notte, sei troppo debole per questo gioco. Facina che ride con le lacrime. Bravo. Boro, poi allora fa un'altra storia in cui dice: si scusa, hai cambiato idea, Mi faccio i cazzi miei. Grande, buon lavoro Un grande Un grande contributo Veramente Questo cos'è? Nel frattempo Sferra città di entrambe le tracce In vacanze in Giappone si tira fuori così Io penso solo a mangiare, mollatemi Un grande, veramente Vorrei essere anch'io Insieme a te In questo momento Beh. Molto complesso di qualunque... Ma vedi che si sol sfancagare, Tiglio Cioè Fedez nel frattempo Quella sera aveva un concerto E dice così Cosa ci dice? Pede? Dici, c'è cioè che ci sono problemi con la riproduzione di questo video. Aggiorna e riprova. Ma scusa, ma era in playback con la sua stessa canzone? Cioè, c'era la sua voce registrata. Cosa vuol dire? In che senso, scusa? Vabbè, grande. E il giorno dopo anche Fede pubblica la sua canzone risposta in cui compare anche Taylor Mega X di Tony E vabbè durerà 7 minuti l'infanzia difficile di un benestante Segui Fed Che c'è bello figo qua E allora non ho voglia di vederla ovviamente Ah testo l'ha messo nei commenti lui Complimenti alla mamma, vabbè a mamma Fedez ma scrivere un po' meglio, però metti un po' di stacchi, cazzo. Boh, Fedez c'è veramente 40 anni, incapace di scrivere le robe. Complimenti alla mamma anche un po' i Will Strolls, è un carino, cioè il tipo Cioè. Se l'abbierai a guardare questo video alla fine dirai tipo Cioè? Ecco, vedete, adesso devo stare a sta distanza qua, perché sennò con gli occhiali da vicino non ci vedo. Il calcomano è il più bello d'Italia, fatto vedete? Vedete? Vabbè, mi sono Cazzo. Vabbè, gli fai la risposta al disco. Andiamo avanti. Non ce la faccio più. Nel frattempo, si inseriscono i pinguini tattici nucleari con questo commento che l'avevo visto in un mondo di dissing e bifesine di pinguini tattici nucleari. E se non ricordo male perché l'avevo visto eh, su TikTok, qualcuno gli aveva scritto piuttosto mi sparo. Una roba del genere. Ah, Gemmita, ok, era lui sì. Eh, meglio morire, <ride> bravo. <ride> questa cosa l'avevo citata anche l'altro giorno. Eh, Tony F risponde la risposta: risponde la risposta, cioè la, le reaction, la reaction, la reaction la ti reaction. Feds con questa canzone. Vabbè, se dura più di un minuto, non l'ascoltiamo. Non si chiama mulatta la figlia della Ferragne, va bene. Ah, ma questa è la famosa canzone in cui c'è l'audio velocizzato... Eccolo! R rallentato in realtà. Non è velo... Che l'audio velocizzato di... c'è Chiara Ferrani che dice Madonna mia come sto. E... Ma in più ti dico questa cosa, lui da gennaio stava cercando il modo per comprarsi in streaming, quindi non so se è per... anche riuscito a fare questa Chiara cosa. Chiara dice che mi ha ad... dato Come Chiara Ex quando faceva Twitch, ragazzi, attenzione. <ride> Vedete, è chiara che mettono queste due storie in risposta alla canzone di Tony. Piccolo gangsta: non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano. Scarso nel rap, scarso di valori. Questa l'avevo vista. Fate quello che volete, ma lasciate tutti in pace. Me e media. i miei figli, grazie. E, tra l'altro, io credo, mi pareva di aver letto che ehm, all'inizio la canzone fosse proprio uscita con l'audio non censurato. Credo e che comunque prendere quell'audio che fa parte di una conversazione privata non... e pubblicarlo così non dovrebbe essere del tutto legale quindi potrebbe essere che vada un po' in merda il nostro amico Ponif no? può essere? esatto eccoci qua allora chiedono al telegiornale cosa pensa eh, ma allora che giornali telegiornali non abbiano un cazzo a fare è così da un po eh perché veramente quando sei Laz per l'uscita del disco la Rai ti chiede cosa ne pensi del distonier. Uh, e Fedez ci sono affari loro. E, e Fedez che finisce un po' male a male parole. Come, come la vedi da, da fuori? Mm. Che hai fatto freestyle che sei stato... che non sono in affari miei. Che non che sono affari loro, sono cose loro. E sono due amici entrambi, li rispetto e non mi va di mettermi in mezzo se la vedranno loro, sono cose loro. Un colpo al cerchio! E un colpo alla botte vero? demo cristiano vecchio cuore Lazza, e poi mi si che ha fatto canzone e canzone e ha messo canzone normale sì ma comunque il danno è fatto ma comunque l'audio l'ha usato cioè l'ha riconosciuto tutti io credo che possa portarselo tranquillamente in tribale <coughs> <coughs> eh ma Tiglio eh, vedi è, è proprio la classica cosa che io dico sempre a Tommy cioè quando arriva Tommy che appunto, cosa ne pensi del dissing bla, bla bla? Che cazzo me ne frega, cioè, capito? È quello il discorso. E Fedez pubblica due canzoni a poche ore di differenza, la prima Tony Lucarelli, per cui effettivamente il dissing, vabbè, non qua dirà No, ma io sono Fedez, eh, Tony Lucarelli, Lucarelli su chi piselli Questa è la canzone riassunta. Ah beh, ma dura 47 secondi eh, ascoltiamo Ah l'avevo sentita sta parte qua Cioè hai capito TikTok purtroppo fa anche questo Non è perfetto Quindi io a volte subisco certe cose Ogni tua argomentazione è davvero originale Testo da boomer moralista in cui mi fai la paternale Lei grida indignata, bi rispetto per i figli Poi manda gli audio rapper scarsi che li insultano nei kissing Processi mediatici, siete monotematici Mio marito è una merda, è stata la tua exit strategy Ti pensavi Kendrick Nesci da Machine Gun Kelly Vuoi fare hype con i miei figli, Tony Lucrarelli Hai scritto quattro ritornelli e due merda di strofe Sei pronto alla risposta, apri Google Traduttore ti hanno mai spiegato la differenza tra un tumore e uno stronzo che ha accusato di essere un truffatore? Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza. Almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza. Ora chiudo questa pagliacciata. Volete la verità? Allucinazione collettiva. Eccoci Arrivano qua. Eccoci qua. Eh, canzone pubblicata. E poi scrive, eh, pepe... effettivamente il dissing, ok, prima di dell uscire la seconda canzone, Chiara Ferragna, mi un set radio mandato a Tony, scrive questo. Molte occasione ho scelto di restare in silenzio, oppure trovo di proteggere chi mi sta a cuore, e tutelare la mia famiglia, ma ora sono stanca, stanca di subire attacchi gratuiti, pertegolezze infondati di cerie velenose. Credo sia giunto il momento di mettere un punto a tutto questo e di poter vivere serenamente senza essere trascinata in situazioni che non mi proteggono né oggi né mai più. Io spero che in fondo ci sia la canzone dissing di Chiara Ferragni a Tony F. e Fedez, altrimenti mi arrabbio tantissimo. Questa sera non uscirà l'ennesimo dissing che è intrattenuto molto, ma una finta canzone romantica, prima di sincerità. Un parere tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerato che sono stati dieci mesi molto difficili. Stavamo cercando di andare avanti, nonostante tutto, e chiedo solo di essere uscito fuori da questi giochi. Tu sei velenoso. Ciao, Diego. E la seconda canzone di Fedez veramente per scusare la Live del momento è scritta mesi fa su Chiara Ferragni Ah vedi è, beh eh, vabbè, è eh, totale No sbagliati, sbagliato i cazzi Io no Niatiglio, di perché diciamo che non, non ne ha fatte di incredibili Chiara Ferragni Vabbè eh, la canzone fa No ma io sono Fedez e ho scritto questa canzone per te e basta questa è la canzone. Mi ricordo Flesciva no, ma Flesciva rimanga dov'è e vabbè, bello figo. Ti avevo citato nel dissing. Vogliamo la tua risposta. Eh, ma l'aveva citato nella canzone perché sotto il video effettivamente. Che non mi ricordo quale fosse. Appariva bello figo nella descrizione. Fermati. Chissà se lei è d'accordo no. nel. Qual è? Vabbè, appariva effettivamente, però bello figo, quindi cos'è che dicono di bello figo? Qualcuno me lo dica! Però in questo contesto lei e i suoi figli non c'entrano. No, ma perché venivano citati? No, in realtà sono stati citati, a Tiglio, non hai seguito bene. No, è perché non abbiamo sentito tutta la canzone, però sì. Perché questo cambio di grandezza dei font? Andrà di pre su TikTok dopo il secondo brown di dito... Vabbè, ma chi se ne fotte di andare di pre cioè adesso? anche andrà di prefigurato? Queste se ne... sfogliatine! Eh? Non ho nemmeno free! Ma che cazzo, dici. Le ho cotte solo al forno. Wow! Sono proprio... Io porco! Queste sfogliatine! Non ha aperto il link giusto! Sono contentissimo di questa cosa! Eh no, non, non c'è più il TikTok, mi sa che l'hanno rimosti. E Questo qua. Aspetta, devo cagare addosso. Eh no no ah, detto che avrei sganciato la bomba. Ed eccola qua. Sul mio. Dai, di pre, basta. iphone eh. sul mio iphone a del 2017 3, ah, Vabbè, cazzo gli interventi di maria sofia federico Porca puttana, ciò cioè, che è stato detto a Robert Ricci è gravissimo. Non entro nel merito del dissing perché non mi interessa. Ma bisogna smettere di usare la vita intima di qualcuno per umiliarmi. Me fa ridere Maria Sofia perché ha un modo di parlare ed è questo. Mi serve qualcosa, uno script però. No, però lo vedete anche voi, aspettate. Non voglio farvi una sorpresa. Ok e eh... ricotta e spinaci, uno dei matrimoni più riusciti della storia della cucina. Due ingredienti genuini che in questa ricetta incontrano la pasta fresca per dare forma a un grande classico, i ravioli e spinaci. Un tradizionale formato di pasta ripiena dal cuore morbido e saporito, immancabile nel menù delle grandi occasioni e delle festività, come per esempio il Natale. Questo è Maria Sofia. Okay. Non è vero che non dai valore al tuo corpo? No, è... era più... I ravioli sono così. Mancava un po' di accento, ok, però. Non puoi farmi sentire, Maria Sofia, e non di prezzo. No, ma infatti non ti farò sentire neanche Maria Sofia. Cioè, non mi un cazzo. Oh. E... Ah Ale ha fatti addirittura due. È assurdo vedere tutta Italia par È assurdo, è veramente assurdo. Eh. parlare del dissing tra Fedez e Tony F e non di questa iniziativa che potrebbe cambiare le cose che... possiamo ripensare il tempo in cui è possibile ottenere la cittadinanza cosa di cui gioverebbero mamma mia accanto mi fa venire il nervoso su modo di parlare ah, quello di Donato dei Panini l'avevo visto lì, ma cioè la gente ha preso, è stata sul carretto e ha detto: eh, per... Mi prendo anch'io un po' di visibilità, anch'io voglio. Mangio... Datemi anche a me, per favore, mangiate i miei panini, mangiate i panini, scomunica firmate senza, filmate posta di legge. Boh, vari cagate di Selvaggio Lucarelli e non c'è neanche lì. Ma il lingua. Pure Selvaggio Lucarelli, si è messo a intervenire su questa roba qua. Finito. <coughs> Posso dire che non avete veramente un cazzo da fare tutti quanti. Possiamo dirla questa cosa? Possi possiamo dirlo. Tommy, mi, pu mi puoi spiegare perché a tutti interessa stare... Cosa c'è di... Io, io vi giuro, ragazzi, io non capisco cosa troviate di così interessante in queste storie qua. Ma anche mettervi lì... Eh, ma hai visto che questo ha fatto quello? Io, io non ce la faccio. tolgo le cuffie. Io non riesco a capirlo. Ma non, cioè, lasciando stare questo dissing. Ma, ok. Eh, ma, ma sì, ma, ma veramente. Ma io apro webbo. Ok, apriamo webbo. Il mondo della Gen Z. E, e, e trovo articoli tipo... Ma che fine ha fatto Martina Picardi? Lei ricompare sui social in una nuova versione oppure ma quindi puntini puntini Valeria Vedovatti si è fidanzata a New York ecco le ultime novità sulla sua crush poi andiamo, andiamo avanti ah queste sono notizie spiegate in parole semplici perché i zoomer giustamente allora, voglio leggere questo. Per andare in Inghilterra servirà un nuovo documento. Ecco quale, spiegato semplicemente. Tee! Vediamo se è davvero semplice. Atiglio, attento. Inghilterra, come entrare servirà l'ETA, il nuovo documento obbligatorio dal prossimo anno per viaggiare verso il Regno Unito. A partire da aprile 2025 non sarà più sufficiente avere solo il passaporto per viaggiare in Inghilterra, sarà infatti necessario un nuovo documento chiamato ETA, Electronic Travel Authorization, obbligatorio per tutti. <coughs> I, perché ovviamente qua mettiamo l'articolo maschile, Cittadin Italiano. L'obbligo riguarda indistintamente tutte le fasce d'età: neonat, bambini, minorenni e adult e dovranno essere in possesso di questo permesso per poter entrare nel paese. Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni sul documento. E qua ci sono i dettagli sulle informazioni sul documento. Validità di due anni. Cioè, non mi sembra una spiegazione diversa da, dai siti che ho visto. Cioè, l'avevo già vista sta notizia, ma come l'avrà riportata l'ANSA? ANSA, Inghilterra, ETA. Come l'avrà scritto un giornale? Complicato. Non per giovani. Dove cazzo? È? Allora, qua c'è l'introduzione e poi l'estensione dell'ETA è programmata da tempo anche per i soggiorni di breve durata di vacanze di provenienza dall'Unione, non più coperti dalla libertà di movimento automatica entro i confini britannici, in base alle restrizioni introdotte dopo Brexit. Il tutto si traduce nella necessità di compilare un modulo online e di pagare una somma di denaro <ride> molto più semplice tu sei palesemente un genzi come noi sei un nostro ma io sono un mix di cose io non sono né un cane né un lupo so soltanto quello che non sono vabbè e quindi ha fatto no ma per carità ci sta che uno che guarda solo web perlomeno si ritrova robe Utili come WhatsApp, torna la truffa delle sei cifre, ecco come non farsi rubare il profilo, e eccetera. E però, capito? Poi scorri un po' e trovi: Ma Alice Mordenti è ospite di Domenico Esposito a Napoli? Lei ci ha svelato dove dorme? Oppure. In che rapporti sono Giulia Bizzarri e i gemelli Campanella? Ecco una foto esclusiva. Chissà, chissà in che rapporti sono. Dio. Non voglio dire altro perché ho paura di una denuncia che non mi arriverà mai. Però metti caso che per qualche motivo venga estrapolata una clip, questa clip venga messa su TikTok, su TikTok diventi virale. Io dico una cosa assolutamente diffamatoria con l'intento di fare una battuta. Evitiamo che non si sa mai Ne ho già abbastanza qui cui pensare Allora No adesso questa cosa è incredibile Drama in arrivo in Housegram Da tempo ormai tra le ship più amate Del web c'è sicuramente Quella tra Giulia Bizzarri e Fabio Ferrucci Qualche giorno fa Però nella casa Sono arrivati due nuovi membri Che hanno dichiarato di avere una crush Proprio per Giulia Ve ne avevamo parlato e ora abbiamo una foto esclusiva Che vi spiazzerà i protagonisti sono i gemelli Leonardo e Lorenzo Campanella che hanno dichiarato di avere una cotta per la Creator, tutti e due, sottolineo io. Come avrete potuto leggere dal titolo, abbiamo una foto super esclusiva per voi. Sì, ho oh. anche nella riga prima, c'era scritto, un fan ha preparato Giulia in compagnia di uno dei due gemelli. Forse Leonardo, ma non abbiamo la certezza. Ma <ride> no, boh, vabbè, diciamone uno in caso diciamo che è l'altro. Non vedo la foto Tra l'altro Più pochissimo tempo fa I fan del Breakfast Club Avevano ipotizzato Un allontanamento Tra Giulia Bizzarri E Fabio Ferrucci Da quel che è rivelato Il creator Però a due non c'è nessun problema Anzi Tra me e Giulia Non è cambiato nulla Siamo bene La nostra storia Non è finita Aveva detto Fabio Assicurando tutti Coloro che erano Preoccupati Ma con il gemello Invece Cosa sta succedendo Ma soprattutto Cosa penserà Fabio Di questa uscita Ma saranno cazzi suoi Qual qualora dovesse dire la sua Saremo i primi a tenervi aggiornato Meno Male Azza La foto ragazzi eh? Azza Eh beh si sì, ma è difficile capire chi è, Quale gemello è dei due Potrebbe anche essere qualunque altra persona Che ci assomiglia un po' Se ci pensate Eh qua si vede un po' meglio effettivamente eh? Attenzione att Attenzione, e voi vi aspettate il loro incontro? No, shock. Nessuno se lo aspettava. Cazzo, nessuno. Com'è finita? Vabbè, sti cazzi. Eh, queste sono le notizie che ci offre Webbo. E se ci hanno fatto un sito, vuol dire che qualcuno ci va. Va a vedere. Se più Marta l'ha dato, chiara. Oh, fa... uh, facciamo il test. Vai, si fa il test, per forza. Vai, facciamo test. Come affronti una giornata piovosa? Preparo una tazza di tè, accendo una candela profumata e guardo Netflix in compagnia di un bel haul di moda autunnale, non so cosa sia. Metto sulla playlist più carica che ho, faccio il TikTok ballando sotto la pioggia divertendomi un mondo. Ma io mi sa che faccio Netflix, eh. Dice, dice, dice una vicenda spera che mangia il sushi in Giappone che boro boro che ci fa una canzone rip viene chiamato sboro sboro non ti mischiare e lui dice ok ciao ho cambiato idea boh, secondo me i vincitori siamo noi che sono io che me ne frega un cazzo però vabbè e... è come il vero campione di League of Legends è colui che disinstalla League of Legends ricordatevelo sempre come descriveresti il tuo rapporto con la moda? Adoro i look eleganti, ma allo stesso tempo casual e accessibili. Per me la moda è streetwear e personalità. Allora, io mi vesto sempre uguale, ma se dovessi scegliere, sceglierei la prima. Chissà quale. mi sa che sono più Chiara Facchetti, eh, ragazzi. Però. Una serata perfetta è una bella cena con gli amici seguita da una serata cinema con tanto di pigiama carino e snack golosi. Mm. Cena con un bel hamburgerazzo e poi un concerto. Eh, non lo so perché l'hamburger mi piace. Però preferisco il cinema poi. E pigiama carino anche. Vai. Qual è il tuo social preferito? Instagram, posso esprimere la mia personalità al meglio? TikTok, breve, veloce e creativo. Allora, io sono più per TikTok ultimamente perché ci passo veramente troppo tempo e ho veramente pieno di stronzate. Cioè, ah, secondo me chi critica TikTok è perché non lo usa bene. E poi, comunque, vado a usare i reels che sono la stessa cosa ma peggio. Quindi a sto punto usa TikTok. E... Il tuo motto di vita: sì, la versione migliore di te stessa. Esprimi te stessa e non badare a cosa dicono gli altri. È difficile. Tra le due, sceglierei la prima. Attenzione, ti sei divertita e hai voglia di metterti ancora la prova da sol o in compagnia? Ti ricordiamo che nella nostra apposita recensione tantissimi altri test, tipo quale sei o sei più Anna o Angelina Mango? Ma chi sono? Sono più che Raffa Chetty! Cazzo! Che culo! Meno male! Porca puttana! Sono contento! Posso dirlo? Oggi mi sono svegliato con la voglia di andare a comprare il nuovo iPhone e quindi ho preso e sono andato mia conoscenza è chiara, Facchetti, si ferma qui. Già. Cosa volevo fare? Mi ricordo, volevo dire una cosa, che non mi ricordo più. Vabbè. E, mh, vabbè, quindi eh, esploriamo i content uh, che abbiamo possibili. Abbiamo il resoconto delle notizie inutili di Tommy. Da, da, da vedere in live non iniziare subito. Inizia quando dico quando inizio le live, Tommy. Se no, poi fai i lavori per niente. Poi l'idea era di fare ogni tanto, cioè di provare a fare una Minecraft hardcore. E, però più avanti, perché ho comprato The Plucky Squire e, volevo, e vorrei giocarlo. No, beh così no. Fai un missione e poi cerca di farlo scuro. Il tema perché se no mi incazzo. E... Ecco, sì, dai, una roba da commentare in allegria. E poi ti scrivo, anzi, ti scrivo subito una cosa in privato. E... Anzi, no, ti mando dopo un messaggio. Potrebbe essere divertente. E poi, sì, voglio giocare a The Plucky Squire. Comunque, ecco, volevo fare delle live così, diciamo e un po'. Un po' buttate lì, cioè senza star lì a fare la preparazione che c'era nell'ultimo periodo eh, di Twitch del 2021, perché lì era veramente troppo. Però, ecco, ri ritornare un po' alle origini, giocare un po', appunto, voglio fare The Plucky Squire, voglio provare a farlo tutto in live, quindi potrebbero esserci delle live alternative, cioè in più, quando voglia. Devo solo decidere un paio di giorni fissi da tenere, martedì appunto. E non so quale altro giorno, forse mercoledì e poi al limite se mi rompo i coglioni e se non ho niente da fare altri giorni, magari faccio il venerdì. Non so. Oppure tengo martedì e venerdì e capiamo delle cose. Però il martedì può essere. Un giorno in cui posso uscire ultimamente, ultimamente esco spesso. Il martedì, effettivamente. Quindi potrei fare mercoledì e venerdì, perché mercoledì pare che sono morto. però vado in palestra, faccio cardio, quindi al massimo un'ora. Per le 7 sono a casa, non devo cenare, perché da domani inizia un nuovo protocollo di dieta. Il digiuno intermittente per comodità, adesso vi spiego. Praticamente, eh, siccome non ho voglia di cucinare, e eh, men che meno la sera e eh, la sera, comunque, per il mio piano dietetico, diciamo, per il mio piano alimentare che mi sono fatto da solo, eh, avendo dovuto spostare un po' di calorie la mattina, la sera ultimamente mangio molto poco in confronto a prima. E quindi ho, cioè io praticamente, se non ceno, non ho fame, se ceno, ho super fame, quindi eh, diventa tutto molto complicato. Di conseguenza, eh, ho detto: ma sai cosa? Siccome non ho cazzi di cucinare, mi sono rotto le palle di lì a mangiare sempre questa roba a cena, e in più, eh, appunto, mangiando quel poco che mangio eh, mi viene ancora più fame, piuttosto. Mangio di più a pranzo perché va, vado giù in trattoria a pranzo, quindi mi faccio fare un secondo che più o meno stiamo lì con le calorie per i secondi che sto prendendo ultimamente. Cioè, ultimamente ho sperimentato un po' e la cena si salta direttamente e poi per una serie di coincidenze diventa un digiuno intermittente, però se ci pensi, no? E vediamo, voglio vedere cosa succede. Secondo me, topperia. E, e mangio anche più vario, perché mangiando un secondo giù in trattoria sicuramente mangio più vario di quello che sto mangiando adesso. Quindi anche a livello generale va meglio, e anche a livello di portafoglio, e a livello di voglia di cucinare, così, quindi capito, cioè se io torno alle 7 di sera dal, dalla palestra, ho anche il tempo per cazzeggiare, e poi live alle 9 e via. Cioè non so, non devo neanche più fare le corse come facevo all'epoca. Non lo so. Non so se fare martedì o mercoledì. Vabbè, poi al limite se non ho niente da fare si aggiunge una live extra, eh, se ho voglia. Mm, forse però sì, è meglio il mercoledì. Devo riflettere su questa cosa. E poi. Un altro contenuto che potrebbe arrivare. Lo dico, ma non lo so se sarà così. C'è una mia amica che ha giocato un cazzo di videogiochi nella vita. Che stavo pensando a cosa farle giocare così. Perché secondo me è un contenuto interessante, no? Tipo, prendere una persona che non ha mai giocato a Minecraft, non ha mai giocato a nulla. Farle, gio farle giocare a Minecraft. Così, e vedere che cazzo succede. Oppure altri giochi, non lo so, vediamo. Però, ci penserò. Intanto, c'è The Plucky Squire. C'è il giornalino di Tommy C'è un po' di just chatting C'è qualcosa di interessante da Da fare reaction Si fa la reaction E se no no Quindi ecco Detto questo Io andrei in chiusura E andrei a mangiare qualcosa Perché oggi ho avuto degli orari molto strani Per quanto riguarda il cibo C'è questa cosa dell'IA Mi sta portando via la cognizione di qualsiasi cosa. Ho pranzato alle quattro mezza Però adesso mi sta venendo un po' di fame, per cui devo finire il riso che ho preparato, quindi lo finirò. Mi che mi manderai era un nudino. No, no, non è. Cos'è una presega? Cosa vuol dire? Perché dovresti farti una presega? vabbè e eh cazzo mi sono anche dimenticato cosa volevo dirti ah no adesso mi ricordo adesso mi ricordo ok comunque dai io andrei in chiusura per stasera vi faccio sapere sui soliti instagram telegram c'è ancora il link del gruppo telegram se qualcuno vabbè Vediamo sita... funziona anche Funziona questo link? Sì che funziona! Dai, topperia! Vabbè, eh, buona sapersi, io vado in chiusura ragazzi, ci sentiamo prossimamente su Instagram, Telegram, così che vi faccio sapere quando inizio e che giorni farò di preciso, perché a questo punto tanto vale ricominciare a fare dei giorni precisi e poi andarsene tutti a fare nel culo. Io vi ringrazio per essere stati con me questa sera, chi c'è ancora collegato non lo so e... Ah e eh sì, un'altra cosa, non si tornerà a fare il gruppo sub e così per il momento non ce n'è bisogno cioè, Quindi se volete subbarlo bene, se no vaffanculo, cazzo me ne prega E bene, ciao a tutti, buona serata e non mi ricordo qual è il tasto con la scena finale Quindi ne premerò uno a caso Sì! Ci ho indovinato! Evviva!